Buonasera mister Lello Scarano, Foggia TV. Vabbè, è facile chiederle subito che cosa non è andato, che cosa non le è piaciuto di più questa partita d'esordio. Il risultato. È una partita complicata, lo sapevamo già perché comunque abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, una squadra che si conosce bene perché ha cambiato poco, l'avevamo già detto. Abbiamo, secondo me, buttato via i primi 10 minuti perché non siamo stati né arrembanti e ti abbiamo concesso anche un po' di campo. E poi però la squadra ha fatto il suo, ha martellato un po'. Non abbiamo concesso nulla all'avversario, solo che sotto porta dobbiamo essere un po' più lucidi. Negli ultimi 25 metri dobbiamo avere la capacità di ragionare un po' di più, di essere più incisivi. Nel momento migliore nostro abbiamo messo un gol stranissimo. Siamo rientrati un po' titubanti, diciamo sul piano della lotta c'eravamo, abbiamo fatto fatica a scardinarli perché comunque loro giocavano con 3 centrali di difesa, 3 centrocampisti, diventava difficile scardinarli in mezzo, abbiamo provato a farlo esternamente. Abbiamo sferrato più volte il gol, sia nel primo che nel secondo tempo e poi nel momento diciamo migliore abbiamo preso il secondo gol per una palla persa in ripartenza, siamo fatti trovare scoperti e poi l'abbiamo rimessa di nuovo in gioco la partita con grande voglia, con grande carattere e nel momento in cui diciamo di massimo sforzo ci siamo fatti punire da un rinvio perché se andiamo ad analizzare i gol del Latina sono veramente 3 gol molto strani. Il primo gli regalavamo una punizione a metà campo, tra l'altro con un'ammonizione e su una palla lunga prendiamo gol, il secondo è una ripartenza, il terzo è un rinvio perché noi stavamo attaccando. Sul rinvio di un difensore del Latina ci siamo fatti trovare scoperti, tra l'altro nemmeno messi bene in linea perché abbiamo tenuto in gioco un giocatore che è andato in porta, quindi non mi è piaciuto, che secondo me potevamo fare meglio nella fase di difensiva, sicuramente per come lavoriamo mi aspetto molto di più, voglio molto di più, però sono cose che ci possono stare, dobbiamo stare tranquilli perché la squadra comunque ha lottato tanto fino alla fine, abbiamo costruito, abbiamo preso un palo, una traversa, parata del portiere, quindi da questo punto di vista il bicchiere è mezzo pieno, ma dobbiamo anche guardare quello mezzo vuoto perché dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più aggressivi, abbiamo concesso un po' di palleggio di troppo all'avversario, questa cosa non mi è piaciuta molto. Per il suo modo di vedere il calcio, lei ha utilizzato 2 attaccanti con caratteristiche abbastanza diverse. Qual è quello che diciamo, ha più le caratteristiche che servono al suo modo di giocare tra i 2 che abbiamo visto? No, ma sono tutti e 2. Tra l'altro Dadi Vutai è un giocatore che abbiamo... è un giocatore che è arrivato da 2 giorni, quindi lo conosciamo pochissimo. Abbiamo visto tanto, diciamo, e tanti video... Ci siamo anche informati, abbiamo guardato, però allenarlo poi è un'altra cosa, noi lo abbiamo da 2 giorni, è un attaccante d'area di rigore, lui è uno che si fa trovare pronto in area di rigore, magari lega meno il gioco rispetto a Robby, ma anche Robby Ogunsei è un giocatore che in area si fa rispettare, quindi diciamo che sono 2 giocatori simili ma anche diversi, perché mentre Robby magari lega un po' di più il gioco, Vutai è uno più votato ad attaccare la profondità o a stare in area di rigore, a lottare palla su palla, uno che ha il fiuto proprio del gol, quindi tutte e 2 vanno bene per un determinato tipo di gioco, poi anche devi vedere la squadra che incontri, gli avversari, poi sono anche 2 giocatori che possono giocare insieme. Domenico Carrelli, Corriere del Mezzogiorno e Foggia Sport 24. Buonasera mister. Le chiedo, si aspettava qualcosa di più dai suoi esterni di attacco, del tridente di attacco di mezze punte anzi? Perché il 4-2-1 sappiamo che comporta un grande lavoro, soprattutto per quella parte di campo, per quei calciatori. Magari hanno attaccato poco la porta rispetto a quello che si aspettava. Avrebbe voluto che attaccassero di più la profondità alla porta e se si aspettava anche una copertura maggiore a sostegno dei terzini. Sì, nel senso che dobbiamo anche considerare il fatto che Dursi è un giocatore che non ha i 90 minuti, è un giocatore che ancora non è al 100%, quindi dobbiamo portarlo a lavorare ancora per far sì che dia il massimo. I 2 esterni hanno lavorato un po' più con palla al piede che in inserimento, invece siccome noi abbiamo spesso Schienetti che si tira fuori,
sia agli esterni, ma anche uno dei centrocampisti centrali a turno deve andare dentro l'area. Quando l'hanno fatto anche bene, abbiamo creato. E quando invece abbiamo giocato con loro palla al piede, avremmo voluto più lavoro di due contro uno sugli esterni, quindi più sovrapposizioni che sono arrivate, ma un po' alla fine, quando loro erano un po' stanchi, però abbiamo messo troppi palloni dentro, diciamo, in bocca agli avversari, perché comunque dovevamo arrivare anche in maniera diversa in quella zona di campo. Per quanto riguarda la fase di non possesso degli esterni, a volte devono fare anche i quinti, diciamo, difensori, quando soprattutto prendiamo un terzino, però oggi è la prima, la considerazione che faccio è anche che per la prima volta giochiamo in un campo in erba, e questo si è fatto anche sentire. Buonasera mister, Emanuele Sapio, la Gazzetta dello Sport. Riparto proprio dalla sua ultima considerazione. Sembrava che la squadra non avesse mai giocato allo Zaccheria, perché vi siete allenati in campi che sono anche molto diversi, no? sia per il terreno di gioco ma anche per le distanze. Questo si è visto, no? E volevo chiederle quanto è pesato non aver giocato neanche una gara di Coppa Italia o una gara con una squadra di pari categoria, perché chiaramente avete vinto tutte le partite amichevoli del precampionato, avete giocato il Pordenone, però è stata proprio la prima di Serie C. Lo avevo anche analizzato io alla vigilia, ero un po' preoccupato da questo punto di vista. Però sai, oggi per me dire questo è facile, nel senso, io l'ho detto prima, ma non l'ho detto prima per mettere le mani avanti, perché sono difficoltà che oggi abbiamo visto, sono difficoltà oggettive, cioè non è perché uno vuole mettere le mani avanti. E in conferenza stampa prepartita ho detto quelle cose, che sai, se dovesse succedere che non facciamo risultato, io l'ho detto, non è così, funziona così, perché è la verità, abbiamo patito il nostro terreno di gioco e lo sappiamo, sembrava che avessimo le gambe pesanti, che non ce la facessimo o che arrancassimo per andare a pressare gli avversari. Mi sono arrabbiato con la squadra perché magari gli davamo troppo spazio per mettere palloni dentro, per giocare palla, perché magari non avevamo il grip giusto anche sul terreno. Però ripeto, oggi non devo cercare queste scuse, per me oggi non vale, ieri valeva, oggi non vale più. Dobbiamo abituarci a lavorare subito in maniera diversa, anche se poi giochiamo in un campo sintetico la settimana prossima, però poi rigiocheremo qui, quindi dobbiamo essere bravi a capire, e questo è un messaggio che mando, noi dobbiamo anche sfruttare il nostro terreno di gioco una barra, due volte a settimana. Io è una cosa che voglio dire perché mi sento di dirla, no? Abbiamo bisogno di lavorare ogni tanto anche qui. Quindi il fatto di non aver fatto amichevoli con squadre di categoria, l'avevo detto pure, ripeto, ma oggi è una scusa per me, quindi non voglio parlare di questo. Però conta, certo che conta. Le chiedo, paradossalmente, quando ha tolto Gunsei sono arrivati una miriade di cross in aria e Vutai era... ha caratteristiche completamente diverse rispetto a lui. Ma è forte di testa Vutai, non pensate. Vutai è uno che si butta, infatti ha fatto gol di testa, cioè è uno che si butta tutti i palloni. I cross arrivavano perché noi oggi abbiamo anche pensato ad un certo punto di cambiare, metterci a 3-1, ma con una squadra che era così aggressiva nella zona centrale di campo, infatti i palloni sono stati rubati lì, abbiamo dovuto, come era normale che fosse, mantenere gli esterni, perché lo sfogo sull'esterno era quello che ci consentiva di arrivare negli ultimi metri di campo, come abbiamo fatto tantissime volte, perché se andiamo a considerare tutte le nostre azioni arrivano quasi sempre da un aggiramento, da un 2 contro 1, da palloni messi in quella zona di campo. Quindi è naturale che la squadra avversaria, nel momento in cui stanca e si abbassa, l'unica cosa che ti concede è il cross, e quindi noi avevamo o il cross fatto in un certo modo o il tiro da fuori, quindi dovevamo andare così. È più deluso o più amareggiato da questa? No, deluso no, perché la squadra, gli ho detto nello spogliatoio subito dopo la partita, ho detto che dobbiamo guardare una cosa positiva. Noi abbiamo fatto tanti errori oggi, che non mi aspettavo per il modo di lavorare che abbiamo per la fase difensiva, perché ci perdiamo tanto tempo e lavoriamo tanto. E quindi sono errori che oggi non mi aspettavo, perché un po' distrazione, un po' forse ci pensa il mio compagno, il compagno non ci pensa mai. Però dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, è quello della lotta, che la squadra ha lottato fino all'ultimo secondo della partita, l'ha rimessa in piedi a pochissimi minuti dalla fine, quindi la squadra ci ha creduto. Quindi non sono deluso, sono amareggiato del risultato, perché se poi andiamo a vedere tutta la partita
questa non è una partita che abbiamo meritato di perdere, però non ci per le occasioni. Il Latina, io non credo che Dal Masso abbia fatto una parata, qualche uscita, qualche situazione. Noi abbiamo preso una traversa, abbiamo preso un palo, due parate miracolose del portiere, quella su Peschietto, le due su Peschietto, siamo arrivate tantissime volte lì a mettere palloni dentro, abbiamo attaccato l'aria. Quindi è andata così, doveva andare così. Quindi prendiamola bene questa sconfitta e da qui dobbiamo ripartire, naturalmente analizzando tutti gli errori. Un'ultima cosa gliela chiedo, ha una bella gatta da pelare perché ha tre centrocampisti, quelli che si sono visti, Ogier, Di Noi e Peterman, che sarebbero titolari dovunque, quindi per come gioca lei uno dei tre dovrebbe andare fuori. No, sono tre titolari anche qui, cioè, non è che una partita determina chi è titolare o meno, ma noi abbiamo anche Frigerio, abbiamo anche Chierico, adesso siamo in cinque, che giocheranno tutti quanti, abbiamo giocatori importanti e oggi la scelta è su di loro. Per determinate situazioni, però sappiamo che Peterman è un giocatore molto importante, così come Frigerio, così come Chierico, che anche lui è arrivato da due giorni. Da questo punto di vista, dico la verità, non mi sento di condividere, perché per me sono titolari, ma davvero sono titolari. Oggi è toccato a loro due giocare dall'inizio, la prossima volta magari no, ma sono giocatori che si alterneranno tantissimo. Tra l'altro i due centrocampisti devono fare un mazzo così. Spesso li dobbiamo cambiare anche durante la partita. Grazie. Buonasera mister. Buonasera. Michele Carelli di Mitico Channel. Volevo chiederle quanto ha inciso il gol, aver preso quel gol nel finale del primo tempo, per quanto riguarda il risultato poi finale della partita. Fosse stato chiuso quel primo tempo 0-0? Beh, guarda, questa è una domanda che va a toccare un tasto importantissimo, quello psicologico. Secondo me è inciso, nel senso che siamo entrati nel secondo tempo un po' così. In realtà andare nello spogliatoio a fine primo tempo e guardarsi negli occhi ed essere sotto di un gol, onestamente era difficile perché avevamo giocato solo noi. Quindi dobbiamo capire anche dei giocatori che abbiamo su chi dobbiamo lavorare un po' di più da questo punto di vista. Perché oggi c'era un pubblico straordinario, quindi il campo sappiamo giocare qui non è semplice e dobbiamo essere bravi a imparare subito e a lavorare subito da questo punto di vista. Quindi sicuramente ha influito, anche se poi la squadra dopo i primi minuti del secondo tempo diciamo ha chiuso e ha schiacciato il Latina nella propria metà campo. Grazie. Prego. Arrivo. Ciao mister, Antonio. Ciao. Di Donna, sono il telecronista di Eleven Sports. Due domande, la prima è sulle condizioni di Malomo, che abbiamo visto uscire prima per una botta al costato, se non ho visto male dalla tribuna, come sta, se si tratta solo di lo valuteremo domani, penso che andrà a fare degli esami e vedremo, un problema ce l'ha di sicuro. Poco fa hai detto di aver, tra virgolette, regalato i primi 10 minuti all'avversario. E parlavi con Michele, il collega che mi ha preceduto, anche di una certa pressione che il Foggia ha sentito, soprattutto in avvia di ripresa. Vado molto lontano dalla realtà se dico che il Foggia è sembrato anche un po' emozionato al momento, nel primo segmento di partita. Ma può essere, sono cose che dobbiamo ancora capire e valutare bene. Sicuramente l'impatto anche col campo, con una squadra abbastanza chiusa, messa lì, che ripartiva, non ci ha agevolato. Ci hanno dato poco spazio e non trovare gli spazi che volevamo, non trovare inizialmente le giocate, magari ci siamo un po' innervositi. Quello del secondo tempo, l'inizio del secondo tempo, secondo me è dovuto al fatto che abbiamo preso gol negli ultimi 10-20 secondi del primo tempo, quindi lì qualcuno può aver subito. Ma una squadra come la nostra però queste cose non deve subirle, è questo che dobbiamo inculcare nella testa dei giocatori. Noi abbiamo possibilità enormi di ribaltare partite, ero convinto di poter ribaltare la partita perché abbiamo giocatori importanti. Alcune volte siamo rimasti un po' scollati, ecco, non siamo stati squadra compatta e unita, ma è la prima partita, come abbiamo detto le cause possono essere tante, ci siamo un po' scollati, ci siamo un po' disuniti, la volontà e la voglia c'erano fino alla fine, c'è stata lotta, però in alcuni frangenti quando giochi contro una squadra molto organizzata diventa difficile. E poi una cosa che voglio dire, giocare per vincere e giocare per non perdere sono due cose completamente diverse.
quando tu sei obbligato a vincere, perché sei obbligato a vincere, sappiamo noi perché, e giochi contro una squadra organizzata, forte, che viene qui a giocarsi la sua partita tranquilla e può anche permettersi di perdere, di pareggiare, non è completamente, non è la stessa cosa. Questa è una cosa che dobbiamo valutare, perché noi nei momenti migliori nostri hanno fatto con loro, nei momenti migliori nostri hanno fatto con loro. Dobbiamo limare queste piccole crepe. Mister, hai tanta qualità a tua disposizione, si è visto secondo me anche nei cambi. Cito Costa, che mi è piaciuto parecchio nel secondo tempo, Vutai, che ha avuto un'occasione, ha fatto gol e per poco non fa doppietta e viene giù lo stadio, Petterman, tutti quelli che sono entrati dalla panchina ti hanno dato qualità, proprio in virtù di quello che stavi dicendo poco fa. Non pensi che servirebbe anche un pizzico in più di malizia in certi atteggiamenti, te lo dico sempre tra virgolette, da Serie C, nel pallone che scompare, nell'arbitro che viene circondato al momento in cui fischia? Tu lo sai benissimo, ce lo insegni, la Serie C è fatta anche di queste cose. Non ne serve un pizzico, serve tanto. Ok. Ne serve tantissima ed è quello di cui abbiamo discusso con la squadra. La Serie C è un campionato bellissimo da questo punto di vista, è anche fastidioso sempre da questo punto di vista, perché oggi quello che ha fatto il Latina è stato il lavoro di una squadra di Serie C. Perché le perdite di tempo, perché rompere il ritmo della partita al momento giusto, i cambi fatti con i giocatori più lontani, perdere 3 minuti per i 2 cambi e l'arbitro ne recupera solamente uno, e ogni volta che erano tutte queste cose, però servono. Noi dobbiamo, soprattutto in alcuni elementi, dobbiamo calarci un po' di più nella categoria. E per vincere le partite in questa categoria non basta avere i bravi giocatori, non basta avere qualità. È una componente molto importante questa, ma poi ci vogliono altre componenti, senza le quali non vinci le partite, matematico. Buonasera mister, Giovanni Vigilante, Solo Foggia. Facevo notare a Di Pasquale, che l'ha preceduta in sala stampa, che al 36esimo del secondo tempo, sul risultato di 1-0, su azione da calcio d'angolo nostra, praticamente non c'era neanche l'ultimo uomo, eravamo tutti riversati. Il Foggia era tutto riversato nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, però anche in quell'occasione abbiamo rischiato poi di prendere una ripartenza che stava portando il 2-0 ancora prima poi di quello che è accaduto. Se ci può spiegare l'azione, se è dovuta a suoi dettami particolari o se è stata un'ennesima distrazione della serata? Guardi, dal punto di vista dei calci piazzati soprattutto, abbiamo un'organizzazione maniacale. E sapevamo tra l'altro che loro lasciavano un uomo sopra, e l'uomo sopra deve essere preso sempre da uno, al minimo da uno, se non da 2 giocatori. Quello era un momento in cui ce ne siamo accorti pure noi, abbiamo chiamato, mi pare che era Garattone, uno dei due, a lavorare, perché ci sono le persone comunque designate per andare a fare determinati lavori, ed era una di quelle distrazioni di cui parlavo prima, che purtroppo per il nervosismo, per il fatto che volevamo subito recuperare, siamo stati abbastanza farraginosi e quindi abbiamo perso un pochettino di lucidità, ed è una di quelle cose che dobbiamo discutere con la squadra e dobbiamo migliorare. Ma non è successo solo una volta, è successo 2 o 3 volte.